This life sure has a sense of humor, a funny way of knocking you to the ground. It hits you hard when you least expect it, laughs the second that you were down. But in that moment, that moment when you feel like you're all alone, it's in that moment. Let's go out and face the sun. Together we feel. Together we feel. Let's go. Go out and face the sun. Let's go. Some days it's not easy to wake up. It's so hard, hard just to be yourself. The car can quickly stack up against you, lead you down a road running straight to hell. So don't let. L'ERSA non si è arreso e ha organizzato comunque la Fiera di Ogni Santi qui a Sant'Antonio di Castellamonte. Sì, abbiamo pensato che era una tradizione che non bisognava lasciare andare, anche se ci sono stati dei problemi con gli animali quest'anno. Quindi abbiamo detto continuiamo la nostra tradizione, l'abbiamo rispostata nelle vecchie scuole di Sant'Antonio, dove l'avevamo già fatta anni fa, e sta rispondendo abbastanza bene, anche se l'abbiamo dovuta buttare su così un po' all'ultimo. E siamo contenti della giornata anche che ha fatto, anche se abbiamo dovuto spostarla da domenica passata a questa, però è uscita una bella domenica. Adesso stiamo andando avanti, ci sono i trattori d'epoca che fanno la aratura in questo momento e poi noi proseguiremo con la castagnata. Abbiamo i coscritti anche del 2007 che ci stanno aiutando anche loro a fare festa e tutto sta andando bene. Ringrazio tutto il mio staff dell'ERSA perché in giro di pochi giorni siamo riusciti a riorganizzare sta fiera e poterla rendere di nuovo viva, e speriamo nel prossimo anno di poterla ancora ingrandire ancora di più. Numerose bancarelle, tanta gente, anche se spostata di location rispetto agli scorsi anni e nonostante non ci sono gli animali, un successo, davvero una gratificazione per il comitato. Sì, siamo giunti alla 27esima ricorrenza di questa fiera. E come ha detto il nostro presidente, grazie al lavoro e ai nostri instancabili ragazzi, ente ricreativo Sant'Antonio, giovani, non giovani, ma comunque grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti ad ottenere questa bella fiera. Una nuova location e speriamo che si continui. Purtroppo, ahimè, mancano gli allevatori, i nostri allevatori. Fiera agricola autunnale, perché l'agricoltura, Sant'Antonio, paese agricolo, l'agricoltura la fa dalla nascita, siamo tutti nati qui, il nostro territorio, la terra, dobbiamo dire grazie e ricordarci sempre di tutti i nostri avi e di tutto il lavoro che hanno fatto. Sì, è vero, c'è questa epidemia. È vero che bisogna riguardare anche gli allevatori, è vero anche che come per tutte le discipline ci sono delle regole e queste regole si potevano certamente rispettare anche mantenendo la battaglia delle reine, piazza per cui Sant'Antonio ne fa parte da anni. Siamo spiacenti per quest'anno che non si è potuta in così poco tempo, diciamo, recuperare, ma siamo volenterosi che il prossimo anno partiremo in anticipo e speriamo che il Comune ci supporti e ritorni a riorganizzare o comunque a dare dei contributi all'ente ricreativo Sant'Antonio, che è quello che quest'anno ha cercato di salvare un pochino quello che è Sant'Antonio e la frazione.
È giusto, secondo l'ente ricreativo, portare gente nelle frazioni perché non devono morire. Sergio Bartoli, consigliere regionale, qui oggi in frazione Sant'Antonio di Castellamonte per un evento che è ormai una tradizione. Sì, buongiorno a tutti. Intanto voglio complimentarmi con l'ente ricreativo di Sant'Antonio per sostenere e per questa tradizione che portano avanti ogni anno per la fiera che si tiene qui a Sant'Antonio. Quindi credo che queste tradizioni devono essere supportate anche da noi istituzione, dalla regione, perché questo non viene mai alla fine, perché per i nostri comuni, per i nostri paesi è fondamentale che queste tradizioni vengano sempre sostenute e supportate.